È cominciata la 19ª legislatura e si sono avviati i lavori del Parlamento. Alla Camera è stata eletta anche una consigliera regionale, Elisa Montemagni, che presto lascerà Palazzo del Pegaso. Intanto a Pisa, durante la manifestazione Internet Festival, c'è il lancio del bando del Premio Innovazione 2022. È possibile presentare la domanda entro il 7 novembre. Sono 4 le sezioni. La settimana scorsa abbiamo parlato dell'ultima importante modifica allo Statuto regionale con l'introduzione tra i valori fondanti dell'antifascismo e della memoria della Resistenza. Oggi parliamo dei progetti condivisi di revisione del regolamento e in prospettiva della possibile riforma di tutto lo statuto. Prosegue ed è prorogata al 31 ottobre il percorso di partecipazione Fai contare la cultura, una sfida importante mirata al settore della cultura. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale però si è parlato molto della partecipazione, del lavoro svolto dall'autorità regionale. Ne scaturisce un confronto vivace e interessante. Scopriremo cosa è accaduto in questi ultimi giorni nelle commissioni e anche alcuni degli eventi presentati qui e parleremo dei nostri anziani nell'RSA. Come fanno i gestori di queste strutture a sostenere i costi? Nasce la 19ª legislatura della Repubblica. A Roma giovedì si sono riunite per la prima volta le due Camere. Di particolare interesse e spessore il primo intervento di Liliana Segre. Lei che porta sulla sua pelle le ferite della persecuzione contro gli ebrei introduce i primi lavori. In questo mese di ottobre, nel quale cade il centenario della marcia su Roma, che dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio a me assumere momentaneamente la presidenza di questo tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica. E il valore simbolico di questa circostanza casuale si amplifica nella mia mente perché, vedete, ai miei tempi la scuola iniziava in ottobre ed è impossibile per me non provare una specie di vertigine, ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciar vuoto il suo banco della scuola elementare e che quella stessa oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senato. A Montecitorio c'è anche Elisa Montemagni, finora capogruppo della Lega in Consiglio regionale, eletta il 25 settembre scorso. Non ce l'hanno fatta invece il capogruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli, quello di Italia Viva Stefano Scaramelli e la vicepresidente della Giunta Stefania Saccardi. In totale i deputati toscani sono 24 e sono 12 senatori. Per la prima volta nella storia la maggioranza è degli eletti del centrodestra. Vedremo gli effetti politici di questo risultato, diverso dal passato, nelle prossime settimane. È una delle iniziative a cui il presidente del Consiglio regionale tiene di più, il presidente Antonio Mazzeo. È il premio Innovazione Amerigo Vespucci, che l'Assemblea regionale organizza insieme a Confindustria Toscana. Il lancio stavolta avviene a Pisa durante Internet Festival. Questo per noi è un premio importante perché lancia un messaggio di speranza alle ragazze e ai ragazzi. Investite sul vostro futuro, cercate di trasformare le tante idee che voi avete in una risposta da dare anche al territorio. Di fronte a noi la politica ha due strade: o sceglie di lavorare per anticipare il progresso, per sostenere tutti coloro i quali cercano di anticipare il progresso,
oppure lo subisce, e se lo subisce non riesce a scommettere sulla costruzione di un futuro migliore per i nostri figli. Noi abbiamo lanciato insieme al Premio Innovazione un'altra idea, che è quella di costruire una fotografia della Toscana del 2050. E quale luogo migliore se non questo, un luogo in cui tante imprese si ritrovano in giorni belli per la città di Pisa, quali quelli dell'Internet Festival. Insomma, insieme a Confindustria Toscana, e consentitemi di ringraziare il vero motore di tutto questo, Silvia Ramondetta, perché oggi se siamo qui è grazie al suo lavoro, al lavoro di Confindustria. Insieme mandiamo questo messaggio di speranza, insieme mandiamo questo messaggio ai ragazzi: scommettete sul vostro futuro, noi siamo al vostro fianco. Sono 4 le sezioni di concorso: startup innovative, ricerca, sviluppo e innovazione digitale, brevetti e transizione ecologica e energetica. Quest'ultima sezione è quella che dà l'impronta all'intera edizione. Verranno premiati progetti per l'innovazione di prodotto, di processi produttivi su emissioni di CO2, di efficientamento energetico, di produzione e rigenerazione di materiali e prodotti ecosostenibili e più in generale di promozione di nuovi business legati al tema della sostenibilità ambientale. È prevista anche una sezione speciale giovani, migliore imprenditore under 40. 4 premi sono da 15.000 euro, gli altri da 5.000. Il premio, ormai alla 5ª edizione, è organizzato insieme a Confindustria Toscana. Beh, diciamo che per tutto il mondo delle imprese l'innovazione è fondamentale. Quando si parla di innovazione di prodotto, di processo, nei servizi, e le aziende per poter stare sul mercato devono poter innovare. Pisa ha una situazione, lo abbiamo detto tante volte, più favorevole rispetto ad altre province toscane, e non solo, perché abbiamo la grande fortuna di avere qui una grande università, scuole d'eccellenza, CNR, e non c'è innovazione se non c'è ricerca e sviluppo, e quindi l'unione di questi due elementi è fondamentale. A proposito di iniziative del Consiglio regionale e delle sue commissioni, è prorogata al 31 ottobre la possibilità di partecipare al processo partecipativo sugli stati generali della cultura. È stato lanciato dalla Commissione del Consiglio regionale: possono parteciparvi operatori di settore, portatori di interesse, organizzazioni private e pubbliche e liberi professionisti. Ripartiamo proprio da qui con le interviste dell'ultima seduta. L'Aula ha approvato la relazione dell'autorità di partecipazione nel 2020 e 2021 e insieme anche un documento, una risoluzione perché strumento alla codefinizione delle politiche pubbliche, rilanciare e implementare la partecipazione. Si tratta di un report dell'attività svolta negli anni 2020 e 2021 da parte di questa autorità per la partecipazione, che si è insediata nel maggio del 2020, un'occasione per acquisire una serie di dati importanti. Ad esempio, nel 2021 sono stati finanziati percorsi partecipativi e dibattiti pubblici per oltre 350.000 euro, sono stati realizzati ben 23 percorsi partecipativi, l'80% dei quali sono stati promossi da enti locali, e l'Aula del Consiglio regionale ha deciso non soltanto di esprimere apprezzamento per l'attività svolta dall'autorità per la partecipazione, ma anche di assumere alcuni impegni che vanno da una parte nella valorizzazione del ruolo dell'autorità stessa, dall'altra nella necessità di adeguare la disciplina della legge sulla partecipazione alle normative di settore, ad esempio ai percorsi partecipativi previsti dalla legge urbanistica o ancora dalla disciplina dei beni comuni, o anche un allineamento rispetto alla disciplina nazionale, come ad esempio il codice degli appalti. Dall'opposizione però arrivano molte critiche, non sullo strumento in sé, ma soprattutto sull'applicazione di quegli obiettivi che sono contenuti nella legge regionale sulla partecipazione, un atto tra i più avanzati in Italia. Se da un lato la partecipazione ha portato nell'ambito di alcuni progetti locali dei risultati anche molto interessanti, dall'altro però dobbiamo anche vedere la partecipazione come uno strumento, ed è la stessa legge che lo prevede, da
sfruttare nel momento in cui, come accade molto spesso, si debba evitare magari di adire dei contenziosi e quindi di favorire una partecipazione a monte rispetto a quelle che possono essere delle grandi opere. Questa è, diciamo, la distinzione che viene fuori anche dalla norma. Troppo poche sono state, diciamo, le partecipazioni del secondo tipo, cioè quelle che sono state attivate per concertare rispetto a grandi opere, che invece sono una parte essenziale ed importante nel momento in cui si decide, come dire, di intervenire a monte su una concertazione che poi debba portare alla redazione dell'opera. L'autorità per la partecipazione è fondamentale per la Regione Toscana, è fondamentale per mantenere il dialogo con la cittadinanza e con gli enti locali, ma finora se ha funzionato meno di quello che è stato necessario è stato per due ragioni principali. È stata molto poco finanziata, anzi nel corso del tempo definanziata, e i processi partecipativi invece necessitano comunque di un contributo da parte della Regione per poter essere implementati. E soprattutto il fatto che molte volte la partecipazione è stata ridotta talmente all'osso che è possibile chiamarla poco più che una comunicazione unilaterale e non vera e propria partecipazione. Il rigassificatore di Piombino è l'ultimo grande esempio di questi passaggi che non sono andati come dovevano essere. Quindi partecipazione sì, abbiamo la legge tra le più evolute e tra le migliori in Italia sulla partecipazione, ma se non viene alimentata strutturalmente e finanziariamente resta uno strumento che viene sbandierato, non utilizzato e quindi di fatto si riduce a nulla di fatto. E anche il consigliere Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale, rilancia la necessità di una riforma più complessiva. Sicuramente occorre fare molto per modificare la normativa, per armonizzare la legge regionale di riferimento con le altre leggi che prevedono la partecipazione. Potrei ricordare la pianificazione urbanistica, la gestione dei beni comuni. Occorre investire e dare risorse per quanto riguarda la partecipazione. Nel tempo sono venuto sempre più ad apprezzare quello che potrebbe essere il ruolo importante della partecipazione, ma occorre dargli risorse, occorre far sì che vi possa essere una struttura diversa perché manca un vertice per quanto riguarda questo organismo collegiale. Noi esprimiamo tutta una serie di perplessità perché se crediamo davvero nella partecipazione occorrono risorse e strumenti adeguati. Le regole sono state al centro del confronto in Consiglio regionale nella prima seduta di ottobre, anche quelle dello Statuto. Ed è proprio il vicepresidente Casucci a chiedere una sua modifica che vada oltre l'introduzione di antifascismo e memoria. I tempi, dice, sono maturi. Dal mio punto di vista è l'ora di rimettere in modo serio mano alla riforma dello Statuto, del regolamento, di lavorarci. In Commissione abbiamo assistito a una pagina non proprio bella, perché siamo passati dalla proposta di una Commissione speciale a un gruppo di lavoro interno alla prima commissione. Cerchiamo di darci da fare tutti quanti per rendere più moderni gli strumenti del nostro agire. Proprio nei giorni successivi alla seduta nella commissione è cominciato il confronto sul regolamento interno del Consiglio regionale. L'obiettivo è una revisione, per questo comincerà a lavorare un gruppo di lavoro composto da tutte le forze politiche. Ma più in generale, il Presidente della Commissione cosa pensa della possibilità di modifica di tutto lo Statuto? Io credo che sia una prospettiva auspicabile, ci sono alcuni aspetti, certamente non quelli fondativi, che possono essere, anzi forse debbono essere rivisti. In prima commissione stiamo già elaborando un percorso che ci porterà a breve ad un gruppo di lavoro che andrà a modificare il regolamento dell'aula del Consiglio regionale. Credo che la modifica del regolamento possa essere visto come un primo passo per poi affrontare anche aspetti più importanti come quelli della modifica dello Statuto. Questa riflessione è scaturita durante il confronto su memoria e antifascismo nello Statuto. Un voto unanime di cui abbiamo ampiamente parlato la volta scorsa e che ha determinato la richiesta di un percorso condiviso per cambiarlo, tutto o in parte, come è accaduto stavolta. Una norma che non è soltanto un elemento identitario, è un principio di carattere culturale. Ovviamente 50 anni ci sono voluti per portare questo principio, e però la soddisfazione che in questo momento tutta l'Aula si è riconosciuta su un valore che denota le nostre origini, il Pegaso, e denota il fatto che dentro una cornice unitaria tutti i partiti poi
possano muoversi dentro i principi di democrazia e soprattutto nel rispetto reciproco gli uno degli altri. Hanno votato convintamente sì i consiglieri di Fratelli d'Italia a quella modifica dello statuto che riguarda antifascismo e memoria della Resistenza, ma parlano comunque di un'occasione persa perché loro volevano inserire anche la condanna di ogni totalitarismo, volevano farlo fin da adesso. Noi abbiamo cercato di farlo già in questa sede, ma probabilmente vuoi per le tempistiche, come al solito sembrava che si volesse, e l'hanno sottolineato altri colleghi in aula, fare un uso un po' strumentale della questione. C'è poco da strumentalizzare quando si parla di un valore come l'antifascismo, c'è la necessità però sostanzialmente di fare beatamente e compiutamente i conti con la nostra storia per arrivare a quella che è una memoria condivisa, che è una memoria chiaramente che condanna il momento fascista, ma deve essere, non ci deve condizionare nel capire il presente. Se oggi noi descrivessimo un regime all'interno di questo piccolo grande pianeta che applica i sistemi, come dicevo prima, di repressione tipici di una dittatura fascista, ma che si dichiarano in un altro modo, noi rischiamo non soltanto di non capire cosa abbiamo di fronte, ma anche di non saperlo spiegare a coloro verso i quali abbiamo delle responsabilità, che sono i nostri giovani. A maggioranza il Consiglio regionale approva una nuova legge che modifica alcune disposizioni che riguardano il Corecom. Tra l'altro prevede che in caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un suo componente, l'elezione da parte del Consiglio regionale di un nuovo membro resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Comitato. Ma le norme su cui c'è più dibattito sono quelle che riguardano le nomine. In pratica è stata modificata una legge del 2020, modifica la parte che riguarda le intese con amministrazioni pubbliche locali. Ma cosa cambia? Il Presidente della Giunta regionale, ogni qualvolta debba ricercare nell'atto di una nomina o di una designazione un'intesa con un'amministrazione locale, lo potrà fare avendo anche però gli strumenti normativi per superare l'eventuale impasse nella quale si potrà trovare nel caso di inerzia o di contrarietà da parte dell'amministrazione locale. Viene quindi introdotto il principio del silenzio assenso nel caso in cui l'ente locale non risponderà alla designazione fatta dal Presidente della Giunta e viene stabilita la possibilità, qualora ci sia la contrarietà da parte di un'amministrazione locale, di andare ad individuare una nuova designazione da parte del Presidente della Giunta. Tuttavia, nella perdurante contrarietà dell'ente locale, lo stallo nel quale ci si viene a trovare viene superato con la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di procedere ugualmente alla designazione. Arrivano molte critiche dalle opposizioni di centrodestra. Possiamo dire che c'è stata questa modifica che oggi consentirà alla Regione di agire e di procedere malgrado il disaccordo dei comuni per quanto riguarda le nomine. Noi abbiamo proposto un emendamento che non fosse più il Presidente della Regione ma un organismo collegiale, quale appunto il Consiglio regionale, a fare un ruolo di mediazione e a procedere in caso di non accordo alla designazione e alla nomina di queste figure. È il caso del Ghingaro, è abbastanza evidente, l'imbarazzo nella maggioranza c'è stato tutto e noi siamo qui a svolgere in modo adeguato il nostro ruolo di controllori. La questione viene posta dal consigliere Giovanni Galli. Le residenze per anziani hanno pagato il conto del Covid e ora pagano quello del caro bollette. Hanno sostenuto costi eccessivi durante il periodo del Covid perché anche tutto il materiale sanitario per quanto riguardava la vestizione, per quanto riguardava le mascherine, per quanto riguardava i rifiuti tossici erano tutti a carico delle residenze per anziani. E che cosa hanno ricevuto in cambio? 3 euro per ogni paziente, cosa che questo li ha messi in notevole difficoltà. Poi dopo che cosa c'è? Il discorso anche dell'adeguamento della quota sanitaria. Noi non chiediamo in questo momento, o perlomeno chiediamo che si mettano a un tavolo per poterlo ridiscutere, ma quello che più ci preoccupa è che dal 2011 non è stato fatto l'adeguamento dell'Istat per tutti questi anni, per cui anche in questa circostanza chiediamo all'assessore come pensa poi dopo di poter rispondere a queste cose. Non ultimo, purtroppo, la crisi energetica. La crisi energetica che li ha colpiti in maniera decisiva, forte, e non possono ridurre i consumi perché comunque dentro ci sono delle persone anziane, ci sono delle persone fragili. La maggioranza replica, la Regione ha fatto il possibile. È stata una risposta con aumento delle rette, con un riconoscimento dei posti, di un risarcimento per i posti tenuti vuoti a causa del Covid. Ovviamente in questo periodo tutti i settori
hanno dei danni ingenti per il carico energetico, le RSA, dalle vetrerie alle RSA, al terzo settore tutto. Non c'è un settore che non sia colpito da questo, e su questo ci devono essere dei provvedimenti europei e nazionali per la tutela, se no evidentemente la Regione non ha strumenti economici. Ho sentito poi in Consiglio delle cose fantasiose che vabbè non meritano neanche commento, ma è evidente che l'elemento da parte nostra è quello della tutela, soprattutto dei soggetti locali e legati al terzo settore, che garantiscano qualità, garantiscano vicinanza. Per noi è fondamentale la tutela delle persone che sono a passare gli ultimi anni della propria vita nell'RSA. Tanti eventi questa settimana hanno trovato la visibilità regionale e istituzionale qui in Consiglio regionale, come Boccaccesca a Certaldo, giunta ormai alla 24esima edizione. Un insieme di sapori, colori, ricchezze, eccellenze enogastronomiche nel cuore della regione. In un altro ambito, quello del cinema, realizzato dai giovani, c'è fino al 22 ottobre la nuova rassegna Immagina Florence Film Festival, dedicata al cinema indipendente internazionale, che si svolgerà a Firenze nella scuola di cinema Immagina. Il festival, promosso dall'Associazione Culturale Cinema Immagina e patrocinato dal Consiglio regionale della Toscana, è stato presentato nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. E poi la fiera di San Luca in Pruneta e la mostra intitolata Type Art 2022 con le opere di Lorenzo Marini, che hanno per tema l'arte della lettera in diverse modalità stilistiche e compositive. In questi giorni, naturalmente, hanno lavorato le commissioni in preparazione alla prossima seduta. La terza, che si occupa di sanità e sociale, ha ascoltato i vertici dell'azienda Toscana Centro. Le difficoltà, la gestione della pandemia naturalmente e poi la carenza di medici, le liste d'attesa. Si è discusso anche dei progetti per il futuro. E poi la quinta commissione, quella per istruzione e cultura, ha ricevuto i rappresentanti dell'associazione Wikimedia Italia, secondo i quali la nostra regione è leader nella mappatura dei beni culturali. Noi ci fermiamo qui, appuntamento a venerdì prossimo 21 ottobre alle 21:15 con tutte le notizie dal Consiglio regionale.